Ciao a tutti, buona vista dal settore della Piglia Valloni, spinto già di San Diego del Compostela e Spagna. Sì! Ce l'abbiamo fatta! Che vi si parli, di allegria! Abbiamo finalmente preso Chris Smalling e la Manchester United. Grande, ce l'abbiamo fatta, ragazzi! Allegria! Che vi si parli, di allegria! E adesso pronti per una partita di Champions League. Affrontiamo il Midtjylland. Vicinissimo, allargare. E mettere così. Sono così. Di là. Un attimo, mettiamo solo Auguste. No, ho sbagliato. Un po' di calma, eh. Parte. Riflettori puntati sul big match di questo turno che vede scontrarsi due delle possibili candidate verso il successo finale. Per la prima volta stessa musica sia a pre-partita che... Tutto pronto? Preparatevi a vivere 90 minuti di grande calcio. Un saluto da Piero Gibard e Stefano Nava insieme a voi anche oggi per la telecronaca di questo match. UEFA Champions League protagonista con questa sfida della fase a girone. Bravo, certo. Sfida di oggi tra Midtjylland e Lazio. Si apre la rincorsa allo scettro di regina d'Europa. Primo match della fase a girone da non sbagliare per adesso. Che palla del portiere! Difensore spazza in qualche modo. C'è la rimessa con le mani, può nascere qualcosa di interessante. Keita, ancora in messaggio. Altro fallo laterale. Ake, Luis Alberto. Occhio a Bruno Fernandes. Fuori gioco. C'è il fuori gioco di Mbappé. Midtjylland contro Lazio. Intercettando il lancio, occhio a questo lancio, azione che non sortisce alcun effetto. È la prima giornata della fase a gironi della UEFA Champions League. È iniziato un lungo cammino, Stefano. Un cammino che seguiremo con piacere. Con il gioco garantisce sempre tante emozioni. Voleva sempre all'attacco, difesa, ma qui è finito in offside. A che? Solo hanno l'occasione per incredibile, non ci voleva. Il punteggio si sblocca, tifosi impazziti dopo il gol, comprensibile la loro gioia. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Giocata di qualità per intercettare il pallone. Spazio davanti a sé. Dovremmo uscire da affondare. Si gioca a vantaggio, occhio al cross. Occhio al centro. Bruno Fernandes. No. Attenzione. Oh. Bruno Fernandes. Ah. Arrivo qui se il possesso di palla. Ottima la verticalizzazione. Attacchiamo. Vediamo cosa aspetta ora. Bravo. Pallone recuperato dalla Lazio.
Bruno Fernandes. Siamo alla free band adesso, vediamo se riesce a scattare. Felipe Anderson. Alla che uscita ci sarà la touche. Ah. Bravo qui il difensore che legge bene questo pallone. Keita! Gol! Pareggio! Chi ha segnato? Chi ha segnato? Ha segnato Bruno Fernandes. Di Spagnolo. Vediamo se è lui. Non ha avuto problemi a superare il potere da pochi passi. Conclusione apparentemente semplice. Se Bruno Fernandes. È troppo invitante per sprecarla. Però abbiamo risalito subito con il Midland. Chi è? Chi è? Bruno Fernandes segna il suo primo gol in Champions League. Hanno pareggiato dunque 1-1. Vediamo come continua. C'è spazio per Pucci Bonzi. Un'ottima rete di passaggio. Non resti col pallone, cosa c'è per il segno? Bene, ottimo Felipe Anderson. Bruno Fernandes. Keita. De Vrij. Ake. Offside che ci sta tutto. Doveva temporeggiare invece di buttare subito verso la porta. Ragazzi, dai, dobbiamo vincere. Regala la palla agli avversari. Ottimo Keita. E questo è fallo. Davvero brutto intervento da giallo. Giallo, ammonizione per Nicolas Ass. Per lui. Ci siamo. Okay. Non penso che andrà il tiro da lì, meglio metterlo dentro per cercare una deviazione. Vabbè, bravo. Preferisce toccarla con Luis Alberto. Occhio a Bruno Fernandes. Conclusione curata. Augustin. Parale. Blocca il tiro. Vabbè, bene così, ragazzi, stiamo giocando bene. Nel secondo tempo potremmo. Guarda, Bruno Fernandes. Dai, non fischiare. E l'arbitro dice che può bastare. Vabbè, 1-1, 1-1, continuiamo. Ora una sostituzione. Adesso entra Cone per Felipe Anderson. Che succede? Che succede qui? Sto bene? Bene. Kulusevski per Keita. E Kylian per Luis Alberto. Vediamo come continua il secondo tempo. Si riprende a giocare per questo match della prima giornata della UEFA Champions League. Ecco Kulusevski. Direi che finora non ci siamo annoiati. Speriamo che anche la ripresa possa farci divertire. Occhio al pallone filtrante. Do un assist di Kulusevski per Kylian Mbappé. Aspetta, faccio io. Aspetta un secondo solo. Vai. Mamma mia. Ma che giocatore! Ma di questo passo, ma dove potrà arrivare? Pazzesco! E segna il suo primo gol in UEFA Champions League, Kylian Mbappé. Lazio in vantaggio. Lazio ha rimontato una partita molto difficile in trasferta con il Midtjylland. Grande la formazione biancoceleste. Pallone perso. Dai. Avanti, facciamo una goleata, dai ragazzi. Vai Kulusevski. Mbappé. Eccolo, azione eccolo. Interessante questa, attenzione. Attenzione, pericolo. Gol! 3-1, segna Jean-Kevin Augustin. Come Dybala, mi fa così. Vediamo. Anche perché oltre a tentare di segnare, devono fare attenzione a non... Il portiere non la tiene dentro in rete. 3-1. Per quanto si è visto finora. Siamo 3-1. Magari non finirà così. Ma vai a divertirti. I cambi hanno dato il loro frutto. Cosa ne pensa il camera uomo? I cambi hanno dato il loro frutto, camera uomo? In diretta su Vogliamo una risposta orale, per favore.
Vogliamo sentire la voce del camera woman. Per favore. Sì, sì, è vero. Sbaglia tutto, pallone che finisce sul fondo. Cioè, la partita era iniziata male e poi Lazio ha fatto una grandissima rimonta. Oh, attenzione che Mbappé ha la palla, eccolo. Non bisogna, bisogna inquadrare la partita pure quando il telecone sta parlando. L'arrivo del giocatore. Lazio. Cercato, voluto, trovato per rinforzare. Ecco Cocone, guardate come lo supera, lo prende. Mbappé. Buona posizione. Mbappé. Vediamo se calcio d'angolo. No, rimessa la terra. Fallo laterale. Ci sarà una sostituzione. In Champions Lazio è forte a quanto pare. Posizione ideale. Oh. Il cross. Mette in mezzo con questo pallone. No, niente. Però Cone è un po' bassotto, 1,75 non riesce bene a costruire la palla di testa. 1,74. Lazio. Perdono palla banalmente. Ottima lettura del difensore che ha capito tutto e ha recuperato il pallone. Ah, la difesa del Liverpool non darà niente male. Sai. Può colpire da lì, non c'è niente interessante. Non parata straordinaria! Non parata! Attenzione! Alisson perché? Alisson bicchierino. C'è campo per la ripartenza. Mbappé. Eccolo Kylian Mbappé. Più grande marcatore del Paris Saint Germain. Ancora lui. Supera tutti. Non riesce però a superare tutto. Lo vede, può ricevere una posizione interessante, grande recupero in area. Kulusevski va a far ripartire la squadra ma non ci riesce. Lazio soffre però il vantaggio è cospicuo. Manovra interrotta dagli avversari. Cone avanza tutta la fascia, si allarga il pallone, allunga il pallone, può cercare il cross. Assolutamente va a cancellare fuori. Questo ormai 3-1, la partita è quasi chiusa. Un cambio che ci può stare a questo punto della gara. Conducono 3-1 quando manca poco al termine della gara. Risultato che fa ben sperare per il futuro, sei d'accordo? Nel prossimo turno la Lazio giocherà contro la Fiorentina. Volevano la vittoria oggi e sono scesi in campo con la giusta cattiveria agonistica per prendersela. Ora devono rimanere con i piedi per terra o rischiano tutte sorprese nella gara che li attende. Occhio al contropiede. Vuole provare una conclusione difficilissima. Non la blocca. Occasione d'oro. No! Ma che parla? Ma come ha fatto a parlare il tiro di Bruno Fernandes? Cioè è incredibile. Vogliamo rivederlo? Rivediamo. Va Bruno Fernandes, incredibile. Cross di Luis Alberto. Occhio al tocco in mezzo. Eccolo! Non si fida, spazza via di pugno. No, niente. Saper fischiare l'arbitro. Altri 120 secondi da giocare. 2 minuti di recupero. Ma andiamo a bordo campo perché voglio sapere da Matteo Panzani quanto manca al termine della gara. Ultimo giro di orologio, 60 secondi allo scoccare del 90esimo. Grazie a Matteo Panzani. A metri. Dai! 4-1, la Lazio la chiude totalmente grazie a Bruno Fernandes sbagliato. Chi ha marcato qui un gran gol? La rotonda del risultato con questa rete giunta nel recupero abbiamo già messo in cassaforte la vittoria. L'allenatore sarà contento di aver visto il portiere non riesce ad intervenire per il mancino formidabile di Bruno Fernandes. È finita ormai, doppietta per lui. Sta per finire, a quanto pare c'è una distanza insormontabile. È finita ragazzi, abbiamo vinto. A presto al nostro Ectarelio della Peña Valbuena e Spindosa di Santiago de Compostela e Spagna. Aunque si parli di allegria, buona la prima!